stavo dentro. Intanto ci racconta un po' del suo rapporto con Genova. Noi ricordiamo ad esempio Genova in Viaggio di nozze, ma c'è anche una curiosità, ad esempio una scena di Un viaggio con papà in cui vi sembrava che fosse lei, forse lo era. Sì, ci fu una partenza per la Corsica con una nave che partì da Genova. Allora passai una giornata intera con Sordi a vedere Genova, abbiamo osservato tante belle cose, abbiamo visitato posti magnifici, non la conoscevo, era la prima volta, ma Sordi rallentava molto perché si fermava sempre a mangiare. Il pranzo è durato 2 ore, il pomeriggio voleva andare, lo invitavo in una pasticceria, alla fine fu più una permanenza culinaria e poi la sera si partì. Poi però ci sono ritornato per Viaggi di nozze, che ho girato una scena dentro una nave, poi però ci sono tornato tante volte in promozione di film e poi soprattutto a Roseto quando c'era quella bellissima rassegna che faceva Garré, che era l'arena più grande d'Italia, poteva tenere anche 3-4 mila persone, è un bel ricordo. E poi come città mi piace moltissimo, adesso venendo qua, insomma sono passato davanti a piazze, scorci molto, molto belli, ecco, molto. È una città di luci e ombre che mi piace assai. Festival dell'eccellenza femminile, si parla quindi della donna, nel suo prossimo film che ruolo avrà la donna? Nel mio prossimo film? Ma nel mio prossimo film diciamo che l'argomento è più visto dalla parte dei maschi, perché sono tre mariti separati, divorziati, che hanno dei grossi problemi con le loro mogli, perché devono mandare il loro sostentamento, i loro soldi per i figli, per l'affitto, per le cose. E loro, tra l'altro, dove gli è andata anche male nel lavoro, vivono male, vivono con 300-400 euro al mese, quindi è il problema dei cosiddetti padri poveri, padri separati, ecco. E poi è interessante il rapporto che hanno loro con i figli, però non è un film maschilista contro le donne, non lo so, mi sembra che ho letto una cosa che un blog, ma adesso si mette a fare un film contro, no. Anzi, due mariti del mio film, secondo me, se la sono proprio cercata questa situazione. Poi uno può dire che il tribunale è stato un pochino troppo severo nei loro confronti, troppo spietato. Nel mio caso forse ho ragione io, ecco. Nel mio film c'è soltanto Micaela Ramazzotti come personaggio femminile, però un personaggio femminile che non ha i problemi che abbiamo noi, io, Favino e Marco Giallini, però ha un altro tipo di problema, un problema sentimentale, però entrerà in questa storia di noi separati e divorziati attraverso un escamotage che voi vedrete poi nel film, però il suo ruolo sarà assolutamente molto molto positivo, soprattutto nei miei confronti per risolvere un problema con mia figlia. Qua mi fermo perché poi dovrò fare la conferenza stampa del film. Oggi è il suo compleanno? Sì. Oggi è il suo compleanno? Oggi è il mio compleanno, avete visto? Lavoro pure oggi. È cambiata? Beh, l'avevo promesso, quindi non potevo dire di no. È cambiata la comicità nei confronti della donna rispetto a 10-15 anni fa? Nei confronti della donna? Satira. Guarda, ti rispondo così, che si sente molto la mancanza di attrici come Monica Vitti, ma molto, anche se abbiamo delle ottime attrici come Paola Cortellesi, Margherita Bui ha fatto e continua a fare delle splendide cose, abbiamo anche una Micaela Ramazzotti piena di ironia, quindi attrici ci sono, però la Vitti, senza togliere nulla alle nostre nuove attrici, e anche la Gerini quando ha fatto dei film con me comici è stata ottima, la Vitti aveva una fantastica presenza a 360 gradi, sia nel film drammatico che nel film comico. Si sente un po' la sua mancanza, però devo dire che ci sono delle attrici oggi che si stanno comportando molto molto bene, sono molto professionali, molto professioniste, ironiche, con un buon senso d'equilibrio. Ecco, forse qualcuna di loro potrà arrivare, però sono cambiati i tempi, ecco. Non sono più i tempi in cui andava tanta gente al cinema, oggi ci sono forse delle commedie che dovrebbero alzare un pochino più il tiro, invece volano
un po' troppo basse, anche se sono carine, però volano basse, dovrebbero fare un po' più di critica di costume, critica un po' sociale, perché sennò la commedia fine a se stessa è intrattenimento e non serve a nessuno, secondo me. Il set per il suo film? La guardavo stasera, ho detto perché no, non sarebbe male. Me l'auguro vivamente. Devo scrivere un qualcosa, però pensando proprio a Genova, proprio cercando proprio di ambientarci qualcosa qui. Quindi oggi festeggia il compleanno con il pubblico? Festeggio il compleanno con il pubblico, sì. No, a me non festeggio niente, in realtà io ho sempre detestato festeggiare il giorno proprio, lo faccio il giorno dopo in famiglia, infatti domani è già organizzata una cosa a casa, ma con i figli, con moglie, tranquillo, parente, Cristian, mia sorella, i miei nipotini, anzi nipotoni, no, mi piacciono le cose semplici, non mi piace fare i festoni. Senti, in un momento così difficile che ruolo pensa debba e possa avere la cultura, quindi anche il cinema? La cultura in questo momento non ha nessun ruolo, purtroppo, perché gli hanno tagliato troppe cose. È stata, diciamo così, un optional, no? Per il governo precedente. Quello che noi possiamo vedere è che abbiamo assistito alla chiusura di sale, chiusura di teatri, chiusura di librerie, chiusura di cultura, chiusura di spazi culturali. E allora che arriverà una pizza a taglio, arriverà un negozio di camicie, arriverà un negozio di jeans, arriverà un negozio di magliette, ma il libro, ti arrivo a dire anche il CD, non lo trovi più, ormai sta diventando tutto virtuale, tutto a file andremo, la vedo male. Comunque io mi auguro vivamente che quello che abbiamo venga rimesso a posto, e non mi riferisco soltanto a Pompei, alla Casa dei Gladiatori, però mi riferisco anche a tante bellezze. Ecco perché ho aderito al FAI, perché il FAI è una cosa seria, fa le cose in modo, è una fondazione che fa le cose molto bene, restaura, ci tiene molto all'Italia. Ecco, qua ci vorrebbe un ministro che senta che la cultura è anche un investimento, perché cultura significa anche turismo nel caso nostro. Noi abbiamo delle bellezze che nessuno ha. Io più viaggio e più vedo che le cose nostre sono fantastiche, però non vengono esaltate. Questo è un grosso problema. Quindi qualcuno che esalti quello che c'è, e poi che non si chiudono più sale né di teatro né di cinema, ma anzi si spinga il pubblico ad andare. Si agevoli il produttore che vuole fare il film, se no muore l'innovazione, muore il ricambio generazionale, che è la cosa peggiore che può succedere. E allora ci accontenteremo degli autori presi su YouTube, le cose che però nel loro piccolo, nel bene o nel male, rappresentano il nuovo. Invece bisogna dare a un produttore l'opportunità di lanciare qualcuno, però deve essere anche un attimo incitato, con degli sgravi fiscali, no? Poi magari sono soldi che restituirà, però intanto. No, perché se non c'è il ricambio generazionale rimaniamo tutti livellati. Lo dico io anche da spettatore, perché io ragiono pure da spettatore, non da. Io ormai sono abbastanza grande, insomma. C'è un regista emergente che le piace? Emergente che mi piace, ma ci sono. Marcello ha fatto un bel film, fra l'altro pure. Qua da voi. Mi piace Bruni, ho visto Scialla, è molto, molto, molto carino come film, mi è piaciuto. Bruni, che è uno sceneggiatore, si è comportato molto bene. Poi Fran Martino pure, altro regista bravo. Ce ne sono tantissimi. Ci abbiamo attori bravi e registi bravi. Vorremmo avere qualche sceneggiatore bravo in più, se ce ne sono troppo pochi, e vorremmo avere anche qualche scrittore in più, perché dovremmo essere più aiutati dalla narrativa. I nostri padri, quelli che hanno lavorato nel 50 e nel 60, avevano degli scrittori importanti, Zavattini, Flaiano, Bassani, Pasolini, Moravia, dove ti voltavi trovavi sempre un grande della letteratura. Oggi sono pochi, però vorremmo avere qualcuno in più che aiuta il cinema, che ispira il cinema. I giovani del suo ultimo film non sono bamboccioni, anzi no, sono perché più sono molto più maturi dei loro genitori, per carità di Dio. Sì,
Genova sono stati proprio i ragazzi ad aiutare dopo l'alluvione che c'è stata. Io infatti portavo anche da parte mia, insomma, la solidarietà alle persone, ai familiari che hanno perso i loro cari in quello che è successo in alcune zone qua di Genova. Insomma, è stata una cosa veramente molto, molto, molto drammatica, che ci ha colpito moltissimo. E come al solito, però, quando c'è bisogno di rimboccarsi le maniche, i giovani sono sempre in prima linea. Questo è stato bello vedere. Io l'ho visto in televisione, però ho seguito con molta attenzione. Speriamo che non ricapiti più, ecco. Grazie a voi. Diciamo che la sensibilità verso la figura femminile deriva sicuramente da una situazione familiare, però anche da una curiosità perché ho trovato sempre le donne molto più interessanti degli uomini, molto di più, qualche volta anche più intelligenti, perché io penso che la donna è amante, però è madre, è più saggia, è più equilibrata. L'uomo è più monolitico, è più rigido, la donna sì, è più volubile, però è anche più elastica in tante cose. Mentre immagino il soggetto, immediatamente mi viene in mente il volto dell'attrice. Allora, a quel punto è chiaro, non è che vado a cercare un volto, un viso di un'attrice che la sento poi anche lontano dal soggetto che sto per affrontare, ma cerco di cominciare a scrivere su di lei. Allora, che sono due: o la conosco molto bene, oppure cerco di conoscerla meglio. La incontro e le dico, guarda, avrei pensato a te per questo ruolo qua, eccetera. In genere, devo dire, grazie a Dio, mi hanno sempre detto, meno male, speriamo. Allora, a quel punto però, se mi manca una conoscenza profonda, cerco un po' un caffè, un tè, una chiacchierata, qualche cosa, però ecco che esce fuori la vera anima dell'attrice della vita normale e cerco di capire il binario più adatto a dove andare. Ho girato un sacco bello e si sentiva molto, mi sentivo molto parlare di questa radio, Radio Lazio, dove a mezzogiorno una dame solarella facevano via tutte le risate perché dava i consigli alle mogli in difficoltà con i mariti. E tutti mi dicevano, ma te non ti senti solarella? Di dove è? Dicono che l'ha portato la sorella di Fabrizi, diciamo, non era sicura questa cosa. Allora, un bel giorno mi sintonizzo su Radio Lazio e sento la musica delle mie orecchie, sento proprio la voce della Roma, sembrano quelle voci che escono fuori da quei film degli anni 50, di quei film di Campo dei Fiori, Avanti c'è posto, quelle cose così. Sento proprio la voce e non vedo niente ancora, sento questa donna che dà dei consigli a delle mogli veramente deluse dal fatto che facciamo le corna, il marito tornava tardi, c'era il vizio del gioco, le cose, e lei diceva sempre, ma ancora gli ha dato il calcio, un culo, a quello, tu potevi perdere, si rivede un'altra volta, il colletto, con rossetto di quello, io gli dici, ma hai rotto i coglioni, che cambia il doppio della seratura, era tutto così sta cosa, penso che non so che era. Ritornato un'altra volta ai 5, tocca, cos'è la coglione? Mi ha preso il coraggio e disse, io sapevo che lei era mezzogiorno e 40, scendeva e andava a Bar Mariani a prendersi un alcolico, gli piaceva tanto, faceva un piccolo break per tornare alla radio poi dopo. Allora io arrivai e dissi, gli davo del buio, perché dare del buio alla vecchia romana è. Dico, voi siete la sorella? E mi guardò e mi esco, disse, che buonissimo. Dico, sono Carlo Bordone. Lei dice, Carlo Bordone, l'attore? Dico, sì, sorella. Lei rispose, ma non io. Prima di sorella, come? Sorella, io volevo fare un provino. Me coglioni. Ma voi registi, dite, poi quando si tratta di fare non fate niente. Io sono detto, è una cosa seria. Ma che ruolo mi avete pensato? Dico di fare mia nonna. La nonna che cargo il dolore. Allora, dico, guarda, facciamo una cosa. Dico, allora l'aspetto. Dico, c'è un giorno che non lavoro alla RAI.
io quando non lavoro, se devo dire per quello, io lo dico, se avete aprile, tanti problemi sono sempre gli stessi, problemi di donna. Venerdì alla Terra Film, che era adesso la Terra Film, la sua momentanea, allora avvertì Sergio Leone, che era il produttore del film, che stavo per fare il problema della sorella. E Sergio Leone mi ha aggredito, ma che santo? Ma non ce l'assicureranno mai, quella settimana sì, una settimana no, più ricoverata, c'ha 500 di colesterolo, 600 di vincenti, che sei scemo, non ci assicuro, quasi 19 che fanno, mi subito, cinico, ospedale, e dico, vabbè, la mettere in mattina, ma che metti, dietro però c'è un ristorante, magna, dico, sì, alla fine un braccio di ferro. Niente, ricorre il caso, probabilmente il primo altri 10 popolani di trastiere erano disastrose. E alla fine dovete dire la responsabilità da dire alla assicurazione, dico, alla sorella, dico, dove è? Mi raccomando, mangiamo poco questo periodo, tanti piccioli di paura. Ma di niente, non lo sapete. Ma no. Stacco, il terzo giorno sul piccolo serpentone preparava in un momento preparava la matriciana e il produttore. No, perché se il produttore vede qua, ma non è per me, è per loro, non è la vero. Quindi per me sorella è stata veramente qualcosa di fantastico, perché era come entrare in qualche modo in contatto con quel cinema, con quel cinema bianco e nero che io avevo tanto amato e che continuo ad amare, che quello mi ha ispirato, mi riferisco ai primo Fellini, ai film di Pietrangeli, ai film di Germi, insomma qualche film di Risi, ecco, sono quelli i film che mi hanno fatto appassionare a questa professione. Io la mattina, che mi piace tanto stare con la gente, intanto mi metto il mio punto d'osservazione preferito, l'ho detto in una intervista al quotidiano, è la farmacia. Mi metto nel posto e si misura la pressione, perché me la devo misurare, perché sono molto bradicardico, allora devo sempre controllare che non vado troppo giù. Allora mi metto là una cosa, però dico sempre alla farmacista, con calma, perché voglio vedere la gente e ne vedo tante, e vedo veramente un minestrone fantastico di persone che chiedono quel farmaco, dal farmaco risalgo alla patologia, da come la chiedono e dalle mille insistenze e cose eccetera, dalle domande spesso per dire che fanno, ho un mondo davanti a me e riesco piano piano a, capito, da come chiedono la cosa e da quello che chiedono mi salgo subito a Dio. E là è fantastico, sia per i personaggi femminili sia per i personaggi maschili, ma non, chiaramente è chiaro, la farmacia è un pubblico da mezza età in su soprattutto, ma non credere, ci sono anche i giovani, fanno molto ridere, sono uno che viene al neorealismo e continua a raccontare la sua commedia con realismo. Io le favole, le cose così non le saprei fare, devo sempre rapportarmi alla realtà. Però attenzione, non è che sono vecchio, nel senso che cerco di raccontare la realtà che c'è in questo momento, poi quando il pubblico si accorge che non lo sto raccontando, a quel punto vede anche il giovino giallo. In tre anni fa il coordinatore del Mariani Caffè, mutando il personaggio. Credo di sì, penso che alcuni film siano un documento dal punto di vista del cambiamento del linguaggio, dal punto di vista sociologico, insomma interessanti, è innegabile che un sacco bello sia interessante, è innegabile che Borodalco sia l'inizio di una mitomania candida, infantile come voi, è innegabile che Compagni di scuola sia l'inizio di un'implosione della coppia, di un malessere in generale, è innegabile che Maledetto Giorno sia un film sull'abuso che si fa della psicanalisi, che c'è stato un momento veramente ti lasciava fidanzato con i psicanalisi, andavi da anni, cioè tutti i problemi tipicamente occidentali, tutti i problemi tipici della società del benessere. Quindi Viaggi di nozze è stato il trionfo della mitomania e della bipoleria, e quindi in un periodo
Mi ricordo che la compianta Donietta Tornabuoni, il critico della stampa all'epoca, era, mi disse: mi è piaciuto il figlio, però quel ristorante con tutti quei telefoni, che esagerazione! Dico: niente, guarda che sarà così, ma che sarà così? Mi disse. Io dissi: no, non è in sintonia con la realtà, non ha capito che arriveremo pure peggio. Siamo arrivati anche peggio. La mia visione della vita è un po' malinconica, un po' crepuscolare, quella fa parte di me, quindi per quanto io ce la metto tutta spesso, perché Fritz Lang disse, credo, Metropolis, Fritz Lang disse in una sua intervista: i finali dei film devono essere positivi, dobbiamo mandare via la gente con la riflessione, la cosa, però in maniera positiva, detto da uno come lui in genere. Insomma, questa cosa mi colpì molto. Io cerco in qualche modo, però nei miei film non è che, insomma, c'è sempre questo meno malinconico, crepuscolare, insomma, che fa parte di me. La cosa che mi ha completamente commosso, mi ha detto: io la ringrazio in questi mesi, per sapere anche la malattia del bianco, verificata, poi dice di chemioterapia e tutto, lei mi ha fatto compagnia con i suoi figli. Lei mi ha fatto compagnia e mi ha disteggiato. Ecco, io là in quel momento mi sono veramente sentito utile. Sono quei momenti in cui tu dici: ma che Davide, ma che una strategia. Questo forse è un premio.